da qui al 2025 Union Camere scommette su un forte aumento di posti di lavoro nell'informatica, nella meccatronica robotica, parliamo del più 1% ogni anno, grazie all'impulso nuovo che darà, che avrà Industria 4.0. Ecco, la Camera di Commercio riparte dalla giornata dell'economia. L'appuntamento di report delle dinamiche economiche lariane è arrivato alla 19ª edizione, la terza dopo l'unificazione di Como e Lecco. E il report del momento della ripartenza, il 2020, si era aperto in modo promettente, poi all'improvviso è arrivata la pandemia. Dato il peso del turismo, del tessile e del legno arredo nel Comasco e tenuto conto delle difficoltà dei tre settori citati, non deve stupire che all'inizio del 2021 l'andamento congiunturale di questa provincia sia più negativo di quello di Lecco, territorio basato sulla meccanica, che di fatto è già ripartita. Una previsione importante emersa nel corso del report è che, sebbene si prevedano licenziamenti, non è detto che ad essi corrispondano nell'area lariana meno posti di lavoro sul computo generale. Non così negativo nemmeno il bilancio 2020 del turismo lariano. La stagione, hanno sottolineato i responsabili della Camera di Commercio, è stata in parte salvata dal turismo di vicinato, vero toccasana l'anno scorso per Lecco e Como. Allora, innanzitutto grazie dell'invito e da un ringraziamento che faccio alla Camera di Commercio non solo per l'ospitalità ma anche per la collaborazione che abbiamo avuto con tutte le Camere di Commercio lombarde in questi mesi, dove abbiamo messo in campo tanti e parecchi strumenti. Cerco di restare nell'oretta che mi avete messo a disposizione. Sto scherzando. Però uso le parole con cui il Presidente ha iniziato il suo intervento in premessa, che il tempo di agire è adesso. Io mi sono insediato da alcuni mesi, da pochi mesi, e abbiamo basato il nostro lavoro, che vuole essere un lavoro coerente dal punto di vista sia dei principi che del metodo, su alcuni principi che io ritengo estremamente fondamentali. Il primo: la regione non deve indirizzare le aziende a intraprendere una strada. Sono gli imprenditori che decidono che strada intraprendere. La regione deve supportare gli imprenditori, che la storia narra e i dati dicono in Lombardia sono molto ingegnosi. La regione deve supportarli a cercare di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. L'altro principio in cui continuerò ad essere assolutamente chiaro è che tutte le volte che ci poniamo come obiettivo nei dibattiti sociopolitici ed economici, ovviamente quello del lavoro, non può prescindere a questo obiettivo l'aiuto alle aziende, il sostegno alle imprese, perché se noi non sosteniamo le imprese, non sosteniamo il lavoro, perché sono le imprese a creare il lavoro e a creare l'occupazione e non è nessun altro. Continuerò a dirlo e a ribadirlo in maniera chiara, perché troppe volte negli ultimi anni si è confuso il ruolo delle aziende rispetto al ruolo di qualcun altro. Ma il ruolo delle aziende, anche dal punto di vista sociale, è soprattutto questo. E noi insieme, con gli strumenti che mettiamo a disposizione, vogliamo andare in quella direzione, nella direzione del lavoro. Come metodo abbiamo deciso ovviamente di riformare alcuni degli strumenti messi in campo da tanto tempo e da tanti anni da Regione Lombardia, essenzialmente per un motivo. Non basta il cosiddetto tiraggio degli strumenti, ma la valutazione che noi dobbiamo fare è sul moltiplicatore che creano quegli strumenti, perché se il pubblico investe uno, il moltiplicatore ci deve essere. Se il pubblico investe uno e il moltiplicatore non c'è e l'investimento, il risultato dell'investimento è uno, è evidente che quegli strumenti non fanno più parte della contingenza del momento e delle esigenze economiche del momento e delle esigenze delle aziende, per cui alcune cose le abbiamo cambiate e il motivo è soprattutto questo. E poi utilizziamo un metodo lombardo, che è quello del pragmatismo e a volte anche dell'informalità.
In questo ci sta la visita alle aziende territorio per territorio, l'incontro anche di oggi, il fatto di far conoscere e di mettere a disposizione gli strumenti che fa Regione Lombardia, che sono tanti e che troppo spesso le imprese e gli imprenditori non conoscono perché occupati ovviamente alle priorità dal punto di vista aziendale, ma noi dobbiamo incidere il più possibile perché gli strumenti ci sono e nelle visite alle aziende, oltre ad evidenziare il potenziale che abbiamo a disposizione, l'ingegno degli imprenditori, la qualità dei loro lavoratori, spesso ci si trova di fronte ad alcune esigenze, ad alcune decisioni che devono prendere gli imprenditori che sono che si collegano agli strumenti che già mette a disposizione la Regione Lombardia ma che non si conoscono. Due scelte principali sono state fatte. La prima, l'avete citata, è quella del piano Lombardia, il cosiddetto piano Marshall, un piano di investimenti da 4 miliardi di euro. È stato fatto un piano di investimenti da 4 miliardi di euro che ha consentito ai comuni di poter fare alcuni lavori che evidentemente hanno migliorato la qualità della vita delle loro comunità, ma qua lo dico perché mi sembra il posto giusto per dirlo, hanno soprattutto consentito a tante aziende, a tanti artigiani di poter lavorare in quel momento e probabilmente non avrebbero potuto lavorare se non ci fosse stato l'investimento pubblico che è stato fatto. E l'investimento pubblico va nella direzione ovviamente di un rilancio economico e di un sostegno alle aziende da questo punto di vista. Noi abbiamo poi stanziato come assessorato 2 miliardi e mezzo di euro in vari strumenti, dal credito ai finanziamenti, gli investimenti all'internazionalizzazione, capitale circolante, digitalizzazione, e-commerce, strumenti per l'e-commerce. Abbiamo fatto un po' di cose e questi strumenti hanno sicuramente tirato, funzionato e anche prodotto alcuni moltiplicatori che ci hanno consentito probabilmente anche di essere nella situazione che voi avete presentato oggi. La conoscenza diventa fondamentale rispetto agli strumenti che mettiamo a disposizione, ma anche la semplificazione di essi. Per questo noi stiamo cercando anche di evolvere da quel punto di vista lì. Noi abbiamo bisogno che anche chi vuole aprire una partita IVA possa, attraverso uno sportello che abbiamo aperto a livello digitale, che è Info Imprese, lì trovare un interlocutore diretto che gli consenta una spiegazione rispetto alle procedure che vanno fatte, ma anche la messa a disposizione degli strumenti, la conoscenza degli strumenti che già Regione Lombardia mette a disposizione, sia per chi vuole aprire una partita IVA, che non è un lavoro di secondo livello, sia per chi ha un'azienda e cerca gli strumenti appropriati per accompagnare i propri investimenti. Dobbiamo lavorare, secondo me, su insieme per cercare di creare un miglioramento della cultura economica territoriale, perché a livello territoriale noi abbiamo peculiarità, lo dicevate voi addirittura come Lecco, hanno peculiarità economiche oltre che morfologiche, culturali, ma diverse. Tutti i territori della Lombardia hanno peculiarità economiche diverse. Quello che si fa a Brescia, a Pavia non si fa e viceversa dal punto di vista delle peculiarità economiche sul manifatturiero, sull'artigianato, su tutti i servizi. Noi dobbiamo valorizzare quelle peculiarità. Allora, ve lo anticipo, tra qualche mese uscirà uno strumento che è l'accordo di sviluppo territoriale, dove noi aiuteremo e sosterremo finanziariamente i comuni, le province e gli enti pubblici nella presentazione di progetti di sviluppo territoriale, con ciò che è sempre stata la ricetta vincente dei nostri territori e della nostra regione, il rapporto pubblico-privato, per cui noi sosterremo i comuni in questo, affinché però le progettualità vengano presentate insieme ai privati. Può essere l'arrivo della fibra in un polo artigianale, può essere l'allargamento di un capannone rispetto ad un'azienda esistente per creare più occupazione, può essere qualsivoglia cosa che si ritenga dal punto di vista dello sviluppo territoriale un qualcosa in più rispetto a ciò che c'è, ma soprattutto qualcosa che porti economia e lavoro, e la Regione sosterrà questi tipi di intervento. Però
con questo principio, il rapporto pubblico-privato in funzione di una crescita economica e strategica del territorio. Abbiamo lavorato con le Camere di Commercio estere rispetto all'attrattività del nostro territorio. Noi abbiamo un rating finanziario molto buono che consente agli investitori di poter investire in Regione Lombardia con un minor rischio dal punto di vista finanziario. Cosa ci manca? Ci è mancato fino a ieri una interlocuzione diretta con i papabili investitori, li abbiamo creata con la Camera di Commercio estera, aprendo uno sportello specifico per gli investitori esteri che lì possono essere, scrivere ed essere contattati nell'immediatezza affinché gli venga spiegato quali sono le procedure, qual è il metodo per poter investire in Lombardia e anche attraverso ACTRACT quali sono magari le aree messe a disposizione dai comuni all'interno della nostra regione. Qual è il segreto di questa cosa? È che noi, se vogliamo fare la differenza rispetto all'attrattività di investimenti che arrivano dall'estero, noi dobbiamo costruire, lo stiamo facendo, un lavoro tecnico all'interno di Regione Lombardia, anche interassessorile dal punto di vista tecnico, che consenta al papabile investitore che non ha bisogno di un aiuto economico, perché se no non sarebbe investitore, che sceglie Regione Lombardia per il suo rating finanziario, ma di assicurare a lui il rispetto delle tempistiche del suo piano economico. Questo è il criterio di premialità che abbiamo bisogno. Devono vedere la regione come un aiuto e come un sostegno, nell'accompagnamento, nel rispetto delle tempistiche del piano economico.